Buon sabato, buon sabato 7 luglio a tutti. Mi prendo una pausa dalle mie letture dei mercati elettrici perché sostanzialmente sto leggendo un libro molto voluminoso sui mercati elettrici, sulle riforme e mi prendo una pausa riniziando, portando avanti quelle puntate che dedico a illustrare brevemente alcune buone pratiche che stanno già funzionando in Italia. È un orario un po' particolare, ma naturalmente non importa, poi chi avrà piacere eventualmente lo vedrà, lo vedrà registrato. Allora dicevo buon sabato a tutti, eh, interrompo un attimo le mie letture eh, del, della riforma dei mercati elettrici e vi illustro quattro buone pratiche, eh, ricordando sempre che eh, questa è la ventesima puntata, per cui nel mio blog trovate le altre 19 puntate. La pri le prime due riguardano due casi di recupero edilizio, recupero eh, di eh, beni pubblici e solo per, per caso riguardano tutti e due del, eh, degli edifici che sono in, eh, nella provincia di Reggio Emilia. Allora, la prima riguarda quella che era un'ex polveriera, un'ex polver polveriera che eh, come tante altre aree dismesse aveva due opportunità o farci i soliti uffici, negozi, centri commerciali. Eh, diciamo qualche cosa che andasse, che andasse subito all'incasso per eh, il municipio, oppure rimboccarsi un attimino di più le maniche, eh, spendere qualche soldino di investimento e recuperarlo per il bene comune. E così è stato fatto. Si sono raccolti eh, 4-5 milioni di euro da partner tecnici, istituzionali, da donatori e hanno riadattato questa ex polveriera rendendola un luogo sociale tra l'altro bellissimo bellissimo proprio nel senso che è proprio bello da, da starci dentro io vi faccio vedere brevemente poi vi metto i link guardate il luogo è bellissimo è stato riadattato in maniera stupenda con tutta una serie di sezioni in cui si possono svolgere attività sociali, ma rifaccio faccio vedere: guardate che bellezza! Proprio eh, il luogo, proprio è artisticamente molto bello, molto curato. E in questa maniera si è, si è diciamo dato sfogo a quelle che sono esigenze della comunità. Eh, praticamente dentro hanno lavorato ex detenuti. Hanno lavorato donne vittime della tratta, della tratta dei, dei migranti, perché ricordiamolo che i migranti sono anche, sono anche e soprattutto una tratta. E, mh, ci sono operatori che eh, sono soggetti a disabilità, quindi ci sono disabili che vi lavorano assemblando oggetti per aziende del territorio. Dentro ci sono aperti bar, ristoranti, botteghe e ci sono appunto mille cosiddetti utenti fragili, cioè persone che hanno qualche difficoltà, che sono coinvolti. Ci sono 150 lavoratori pagati, tra baristi, cuochi, commessi di negozio, sarti, operatori culturali e sociali, amministrativi. Ecco, quindi un progetto che ha creato 150 posti di lavoro, ma quei posti di lavoro belli, socialmente utili. E, ehm, assolutamente meritevoli. E, e ribadisco, il posto è bello, bello, e ehm, ha ragione l'autore dell'articolo a dire che se ne parla troppo poco perché, se un'altra area pubblica viene, per esempio, acquistata da una squadra di calcio, allora finisce sui, sulle prime pagine dei giornali. Questa è che invece è andata a beneficio della collettività nel suo insieme, non se ne parla. Eppure è un'esperienza assolutamente meritevole, eh, purtroppo i mass media ne parlano poco, la politica ne parla poco, io in questo caso ho voluto fare questa diretta e anche le prossime le farò dalla mia pagina personale, non le farò più dalla pagina pubblica perché eh, ritengo che ormai essendo, diciamo così, forza di governo, eh, separo la mia attività. Diciamo così, di, di portavoce al Parlamento da quella che invece è una mia attività personale che faccio nei pochi momenti liberi. E, quindi questo è Reggio Emilia. Il secondo esempio di recupero virtuoso è ancora Reggio Emilia ed è la Reggia di Rivalta. È la Reggia di Rivalta, la Reggia di Rivalta è un altro posto meraviglioso. Eh, vi faccio vedere eh, un. Una, un fermo immagine di un video, vediamo un po'. Eccolo qui. se lo becco. Eccolo: La Reggia di Rivalta è un altro luogo recuperato a beneficio della collettività. Poi vi do sempre l'indirizzo. Vedete, questo è il plastico che riproduce la reggia, e come si può vedere, insomma, è un posto meraviglioso, turisticamente avanzatissimo. Questa è la pagina Facebook appunto, poi vi metto tutti gli indirizzi, la pagina Facebook dedicata appunto alla reggia di Rivalta, in cui si susseguono manifestazioni, su manifestazioni culturali, turistiche, eccola qui la, la vista frontale, e c'è anche un sito proprio invece istituzionale, istituzionale, che dovrei averlo qui, eccolo qui, questo è il sito, Uh, istituzionale della fondazione dell'associazione della, dell che segue la reggia di Rivalta anche questo è stato un progetto che è stato recuperato eh, quindi un'infrastruttura che era, lasciata, era stata lasciata andare è stata recuperata e tra le altre cose è seguita dagli, da, un, da un gruppo di, di un'associazione di volontari che curano animano il luogo che si è aperto per esempio alle scuole come orto botanico e alla città invece per la città è diventato un luogo in cui fare eventi fare eventi è diventato un centro sociale ehm, o meglio un centro sociale è diventato diciamo il provider di quartiere per garantire l'accesso alla rete ai propri cittadini il parco è stato appunto rigenerato attraverso la presenza di questo orto urbano che ha la funzione diciamo così di condominio sociale in maniera che mette in contatto generazioni diverse e permette un luogo in cui si possono coltivare non solo gli ortaggi ma anche le relazioni. Ma vi ho fatto vedere velocemente sito e pagina Facebook, avete visto che è molto molto animata, quindi ci sono un, tutto un fiorire di manifestazioni e quindi questo dimostra che quando i cittadini si impegnano fanno la differenza e questo è un po' il, il filo conduttore di tutte le puntate di questa mia rubrica Buoni Esempi perché la differenza la fanno sempre e soltanto direi i cittadini che dal basso si associano, si mettono assieme e fanno funzionare le realtà locali. Eh, le altre due cose di cui vi voglio parlare. Um, aspettate che non vi ho fatto vedere, poi, poi metto il link: c'è anche un ulteriore sito: questa è un'altra associazione, appunto, che si occupa della rivitalizzazione della Reggia di Rivalta. E anche qui vedete, le manifestazioni sono descritte continuamente. Un altro progetto che vi volevo fare: di cui vi volevo parlare, poi mi serve da, da prodome per, per l'ultimo. È quello chiamato rilana, rilana è una cosa molto semplice, cioè si tratta di ehm, recuperare. Anzi, non scusate, questi per gli ultimi due. Mi sono dimenticato il terzo che eh, ci riguarda, tu... riguarda tutti quelli che vivono in città. Perché nelle città ci sono aree verdi e nelle aree verdi, che lo sappiate o meno, si usa chimica pesante, si usano pesticidi, cioè nelle aree che sono quindi assolutamente a ridosso delle abitazioni, delle scuole, dei negozi, degli ospedali, proprio all'interno della città si usano pesticidi eh, molto spesso diciamo così con effetti collaterali non indifferenti e appunto nel verde pubblico nelle città. Ora eh, appello per tutti i, coloro che, che, che vivono in città e per i loro amministratori comunali, eh, esiste un progetto che si chiama una rete europea che si chiama una rete europea che si chiama Città Libere da Pesticidi è, è stato organizzato da un'organizzazione un non governativa con sede a Bruxelles, la Pan Europe, Pan sta per Pesticide Action Network, quindi un network di azione contro i pesticidi. E quindi chi vuole può firmare il protocollo d'intesa con il quale si impegna a liberare la città dai pesticidi chimici. Questo perché esistono le, delle alternative: esistono delle alternative eh, dal diservo manuale, meccanico, a vapore, dei cespugliatori, eh, taglia sepe, trituratori. Qualcuno usa addirittura l'aceto come, come erbicida. Quindi, insomma, ci sono dei metodi molto meno impattanti, molto più biocompatibili per gestire il verde pubblico senza usare pesticidi chimici. chimici. Quindi, qui l'appello è a tutti voi. Andate dai vostri amministratori pubblici, dal sindaco, dai consiglieri comunali e fategli presente che ci sono già in Italia 30 città che hanno aderito a questo protocollo d'intesa per liberare la città dai pesticidi. Anche in questo caso vi lascio il link all'articolo che descrive quello che io vi ho riassunto brevemente. Ora veniamo alle ultime due eh, cose di cui vi volevo parlare. La prima è il progetto Rilana. Eh, è una cosa semplicissima. Mi aiuto con eh, l'articolo la, 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 che mi ero estratto. È una cosa semplicissima perché si tratta semplicemente di una parte di, di alcune aziende, in questo caso del distretto, del distretto storico italiano della, della, della Sartoria, quindi eh, Prato. Eh, ci sono delle aziende che recuperano, recuperano filati di scarto oppure lane dismesse che altrimenti diventerebbero rifiuto e li trasformano in materia prima per essere nuovamente ri rilavorate oppure ne fanno direttamente accessori accessori invernali accessori di, di abbigliamento e questo appunto con eh, capi che altrimenti andrebbero a, a, a pesare ancora di più sulle discariche se non addirittura bruciati negli inceneritori quindi è L'ennesimo esempio pratico di economia circolare del fatto che soprattutto quando io ho a che fare con materiale organico come lana, come cashmere, come tessuti biologici posso sicuramente riciclarli. Anche in questo caso vi lascio alcuni link, ma la cosa è banale. Eh, si può replicare, chi vuole può anche acquistare già dei prodotti fatti in questa maniera perché l'iniziativa ha. Ha anche appunto un carattere commerciale perché, ovviamente, poi chi fa questi prodotti cerca anche di venderli naturalmente per, per sostenersi. E questa iniziativa semplicissima del riutilizzare la, la lana eh, di, di capi non più utilizzati si espande a livello cittadino, invece con eh, quelli che si chiamano repair café, cioè i caffè, i bar, i bar chiamiamoli caffè, i bar in cui si fa. Riparazione di oggetti, una cosa banalissima, anche in questo caso è, na è nata a, a, nei Paesi. Eh, nei Paesi Bassi, in particolare è nata ad Amsterdam. E dico anche in questo caso perché eh, i Paesi Bassi hanno una, una cultura molto elevata su queste iniziative. E banalmente, da quando sono nati, hanno già riparato 300.000 oggetti. E oggetti che possono essere eh, eh, biciclette, oggetti di falegnameria, eh, elettrodomestici, abiti, un po' di tutto. Eh, ci sono già 1450 di questi posti in cui la gente si incontra e chissà ripara e insegna anche a riparare. Quindi chissà in, 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 eh, da una parte fa direttamente, dall'altra anche insegna a fare le piccole riparazioni La cosa si è diciamo espansa, ci sono, ci sono state eh, fiere eh, a Londra e ci sono a, a ottobre verrà fatto oh, l'International Repair Day, quindi una, una, una giornata internazionale per la riparazione e, e tra l'altro i cittadini così agendo sensibilizzano le aziende. A fare oggetti riparabili a fare oggetti riparabili che si possono riparare e questo mi dà anche il gancio per ricordarvi che siccome tutti noi abbiamo lo smartphone eh, ricordatevi che esiste lo smartphone etico che tra le varie tra le varie peculiarità oltre che essere proveniente da filiera in cui non si sfruttano bambini non, non eh, si, si, si fa il minore inquinamento possibile questo smartphone etico che si chiama Fairphone, poi vi lascerò il link, ma ne ho parlato tante volte, ha anche la peculiarità che è fatto a moduli. È fatto a moduli. Per cui viceversa da, da, dagli smartphone odierni, che se si rompe una qualsiasi cosa tu devi buttare tutto perché tanto il costo di riparazione, il costo di riparazione è, è, è quasi come acquistarlo nuovo, lo smartphone etico è fatto a, modu a moduli. Per cui se si rompe la fotocamera, cambi il modulo della fotocamera, se si rompe l'alimentatore, cambi il modulo dell'alimentatore, se si rompe un'altra schedina, cambi quella schedina. Quindi è fatto a pezzettini a moduli proprio per consentire una vita il più lungo possibile. Perché io eventualmente posso sostituire il pezzo, il pezzo guasto. Eh, di questi repair caffè, quindi di questi bar in cui si fa riparazioni, ce n'è anche uno a Bologna. Quindi torniamo sul fatto che eh, Reggio Emilia. Scusate, l'Emilia Romagna rimane, eh, rimane eh, molto avanti in tutti questi progetti di socializzazione e di consumo critico e, e questi eh, bar in cui si fanno riparazioni sono eh, molto graditi anche e soprattutto ai bambini che sono estremamente orgogliosi quando riescono a riparare la loro bicicletta o il loro giocattolo o, o qualche altro oggetto. Io vi faccio vedere velocemente la pagina Facebook di questo repair caffè di Bologna che si chiama Rusco. Come vedete si chiama Rusco perché mi ha, mh, ho letto che Rusco in bolognese significa, significa riparo uso e scambio. Anzi, no, Rusco significa i, i rifiuti di casa, i rifiuti di casa in bolognese. E quindi vedete c'è la pagina Facebook. Poi vi metto anche il link. Vediamo un pezzo di video qui in cui si vede la gente che si mette a riparare. E come al solito, anche questo, oltre che a farci risparmiare soldini, ci fa anche recuperare socializzazione che è impagabile. Questo è il sito ufficiale, vedete? Questo è il sito ufficiale di Repair Café. Questo è il sito ufficiale. Ma ribadisco, eh, oltre al valore economico dell'oggetto, che può essere più o meno caro, questo è uno di quelle iniziative in cui si può fare socializzazione. Socializzazione sana, utile per tutti. Cosa che, di cui abbiamo bisogno in maniera estrema, perché ormai la gente non sa più dove trovarsi per fare appunto un po' di socializzazione. Bene, con questo io ho concluso questa ventesima puntata, uh, vi metto naturalmente il link delle, delle precedenti, ritorno alle mie letture del mercato elettrico e se avete piacere condividetele, condividetele. Adesso un po' più di gente comincia ad andare in vacanza e penso che avere sotto mano esempi pratici di iniziative che hanno funzionato, che stanno funzionando, hanno funzionato e funzioneranno in futuro e che sono replicabili dappertutto perché io vi ho fatto vedere questo repair caffè a Bologna ma ovviamente si può fare in tutto il resto dell'Italia così come il recupero di aree, di aree dismesse di cui ho parlato infatti in altre, in altre puntate quindi se ne avete piacere condividetelo con i vostri amici e ricordiamoci che la differenza la facciamo ciascuno di noi è vero che i politici possono fare molto e naturalmente io come tutti i miei colleghi 5 Stelle, portavoce, faremo tutto il possibile, però è altrettanto vero che dal basso possiamo fare moltissimo a partire dalle cicche di sigaretta di cui più volte ho parlato. Certamente lì non c'è bisogno di una legge per capire che le cicche di sigaretta non vanno buttate per terra, ma chissà perché l'Italia è il paese con cui probabilmente abbiamo più cicche di sigaretta per terra. Chiusa parentesi, buon sabato a tutti e ci vediamo alle prossime. Ciao.